Eccomi entrato nell'agorà con la tipa alla cassa che mi ha fatto qualche storia, non voleva accettarmi il badge dell'università, alla fine sono riuscito a convincerla per fortuna, quindi free entrance. Tempio di Efesto, mica male. Passeggio e rifletto il fatto che sono passati davvero tanti secoli e c'è ancora della roba. Visita finita. Questa è la biblioteca di Adriano, ma non penso che entrerò anche perché non ho idea di dove sia l'ingresso. Questa invece è l'agora romana, piccolina, però un giretto lo merita. Olimpiaion. Molto carine anche le vie di questo quartiere che penso si chiami Placa. Al cospetto del tempio di Zeus. Peccato ne sia rimasta solo una piccola parte, altrimenti sarebbe stato devastante. La torre crollata è bellissima da vedere. Prossima meta. C'è una buca con un sacco di monete dentro, quindi investirò anch'io 5 centesimi per provare a fare centro. Ce l'ho fatta! Mi è piaciuto tanto il museo. Primo piano, senza le solite stanze da museo, ma molto open space. Mentre al secondo piano c'è una sorta di ricostruzione del Partenone
che accoglie tutte le sculture del tempio. E quindi fatto davvero bene. Al museo mi sono anche visto un documentario sul Partenone, che mi verrà molto utile quando lo andrò a visitare, cioè adesso. Sono passate da poco le 6, quindi per la prossima ora e mezza circa mi godrò l'Acropoli di Atene. Il teatro è uno spettacolo. Ci sono pure delle prove in corso. Eccomi finalmente all'attesissimo Partenone. Trovo curioso che sul lato lungo abbia 17 colonne. A quest'ora del giorno è tutto più bello. Fine della visita. Eccomi al Kalimarmaro Stadium, penso si chiami così. Non pensavo si potesse entrare sugli spalti e francamente non si può, però dei ragazzi del posto mi hanno assicurato che se si scavalca va bene lo stesso, infatti non sono il solo, e quindi niente, mi godo lo stadio. Sono un po' stanco. Sette siti archeologici, e proprio da qua, da Mela Square, si accede al settimo di questi, che è Lycaon, nonché la scuola di Aristotele. Quindi questo è quanto, questa è Atene.